Amici, credete nella purezza, credete nell'acqua Sant'Anna di Vinadio, un'acqua di montagna che altamente vi consiglio. Ti lanci dalla montagna? No, mi lancio un volo sull'acqua Sant'Anna, anzi dammela tu che io ho le mani impegnate, dai, glu 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 glu, è purissima. Sì, sgorga qui a 1503 metri, è un'acqua di montagna e non di pianura, quindi inquinamento zero alla sorgente, senza nitriti. Brava, l'hai detto bene, ti meriti una brava. Ma non avevi le mani impegnate? Sì, ma ora sono impegnate meglio. A te, Mike. Che linsa, Quel diavolaccio di un gabibbo. Ma parliamo dell'acqua Sant'Anna. Pensate, solo 39 mg di residuo fisso. L'acqua Sant'Anna è molto digeribile ed è indicata quindi nell'alimentazione dei neonati e nelle diete povere di sodio. Questa leggerezza la possiamo provare con il test che faremo immergendo una striscia liberatrice dentro l'acqua Sant'Anna e un'altra dentro un'acqua qualunque. Vedete? Qui la striscia si colora intensamente, segno di durezza dell'acqua. Con Sant'Anna questo non avviene, vedete? E lo stesso test lo potrete fare sui nitrati. È per questo che Sant'Anna ha l'autorizzazione del Ministero della Sanità per l'alimentazione dei neonati. Alla salute e allegria!